non so se qui in Consiglio regionale vi siete mai occupati dell'acciaieria Arvedi. L'acciaieria Arvedi è la seconda acciaieria d'Italia dopo Ilva ed è situata nella provincia di Cremona. Movimento 5 Stelle segue da tempo quello che è l'impatto ambientale provocato dalla presenza di questa acciaieria sul territorio di Cremona. Impatto ambientale accertato non solo da numerosissime segnalazioni dei cittadini, ma anche da rapporti ARPA, da rapporti della provincia di Cremona, che evidenziano 49 inottemperanze e criticità per le aree, cosiddette aree sud, dell'acciaieria Arvedi S.p.A. Regione Lombardia ha deliberato un accordo di competitività con l'acciaieria Arvedi, il cui contributo a fondo perduto non risulta ancora erogato perché non è stato ancora sottoscritto il protocollo. Questo accordo di competitività si limita a chiedere quanto segue: uno studio acustico previsionale relativo al nuovo forno, in stretto coordinamento con Provincia di Cremona, autorità competente in materia di AIA. Eseguire un monitoraggio dell'impatto acustico e delle emissioni del nuovo forno, in modo da fornire utili indicazioni sullo sviluppo delle azioni atte a migliorare costantemente gli aspetti ambientali, che vi ho detto prima essere abbastanza impattanti, e ad attuare gli interventi di mitigazione ambientale sulla componente rumore, che è uno dei tanti problemi provocati, che verranno individuati nella procedura organizzativa. Io voglio rendervi noto che i cittadini che abitano in quell'area da anni ormai subiscono rumori devastanti di giorno, di notte, boati, oscillazioni anche pari a dei piccoli terremoti sull'area. Ora, abbiamo rilevato che lo studio acustico previsionale è già stato redatto e presentato in occasione della via 13CR e che il monitoraggio post operam risulta essere già un impegno preso da parte dell'azienda. L'attuazione di interventi mitigatori legati al rispetto dei limiti di legge sono anch'essi già previsti dalla normativa vigente vincolante e non rappresentano un valore aggiunto. Il piano di risanamento acustico redatto dalla ditta nel 2013, approvato in conferenza dei servizi nel 2014, da terminare entro il 31 dicembre 2015, a livello modellistico non prevedeva il rispetto dei limiti di emissione e immissione di zona per Spinadesco, che è un comune appunto situato dove si situa l'acciaieria, e che a distanza di mesi non sono ancora stati validati i risultati del risanamento acustico e risultano ancora essere presenti segnalazioni di rumore che supera il livello di tollerabilità. Valutato inoltre che la via 13 si è conclusa positivamente con delle prescrizioni e che nella seconda conferenza dei servizi 3 maggio 2016 si metteva a verbale che si sarebbe attesa la conclusione del procedimento sanzionatorio a seguito di quanto accertato dall'ARPA nella sua ispezione ordinaria, di tale procedimento sanzionatorio non si fa menzione nel decreto provinciale di compatibilità ambientale del 1 giugno 2016. In un'altra procedura proposta dalla ditta a fronte di irregolarità accertate del relativo decreto di diffida, la provincia di Cremona aveva sospeso la procedura in attesa di avere integrazioni e garanzie sull'eliminazione delle irregolarità. Nella procedura di via 13 non si è voluto attendere né che venissero sanate le irregolarità di cui il decreto di diffida del 2016, né che venissero fornite integrazioni richieste dalla regionale agenzia di tutela della salute Valpadana in merito alla valutazione sanitaria, nello specifico dell'approccio tossicologico, al fine di avere un quadro più chiaro. Sono segnalate senza soluzioni di continuità queste emissioni odorigene acri, nauseabonde, che le autorità ispettive regionali e locali associano all'attività dell'acciaieria Arvedi, in particolare al settore del preriscaldo, siviere e refrattari. Queste emissioni sono state accertate direttamente dai funzionari dell'ARPA nei pressi del centro storico di Cremona, a numerosi chilometri di distanza dall'impianto.
A distanza di anni il problema non risulta essere sotto controllo. Ora, verificato che la DGR, che approvava questo accordo di competitività, decretava che saranno riconosciute solo le spese ammissibili sostenute dopo la data di presentazione della domanda di partecipazione all'avviso seconda fase. Sono state tuttavia considerate agevolabili anche le spese sostenute prima della data di presentazione. Questo aspetto, secondo noi, potrebbe configurare un'ipotesi di danno erariale con relative responsabilità. E considerato che Regione Lombardia è costantemente informata sull'evoluzione del progressivo adeguamento da parte dell'acciaieria Arvedi agli adempimenti e gli impegni assunti dalla stessa per il miglioramento delle condizioni ambientali e di contesto, nella procedura di VIA appena conclusa la posizione di Regione Lombardia è stata tutt'altro che attiva, non partecipando nemmeno alla conferenza dei servizi, e questo è bene segnalarlo. Dal verbale della seconda conferenza dei servizi istruttoria risulta che l'UTR Valpadana ha presentato un proprio contributo, ma relativo solo alla valutazione di incidenza sul SIC ZPS, e che questa nota non risulta legata e neanche sintetizzata. A questo punto noi chiediamo alla Giunta un impegno, che ci sembra un impegno di buon senso, prima di elargire soldi pubblici a fondo perduto a un'azienda che ha tali e tante inadempienze, vincolando l'erogazione del tributo, sospendendo l'erogazione del contributo a fondo perduto fino al completamento dell'iter del ricorso presentato al TAR, nonché fino all'effettivo adempimento delle prescrizioni di diffida, così come eventualmente modificata e integrata nel corso dell'iter che vi ho citato prima. Chiediamo di sospendere l'erogazione del contributo a fondo perduto fino a che ARPA abbia validato questi adempimenti. Chiediamo di vincolare l'erogazione del contributo a fondo perduto ad un efficace piano di mitigazione olfattiva, a partecipare attivamente alla procedura di rinnovo Acciaierie Arvedi Aree Sud, al fine di verificare che vengano inserite le prescrizioni redatte dagli ispettori dell'Agenzia Regionale ARPA nella loro relazione che ho pure citato, ed infine a verificare tutti gli aspetti ambigui in merito a questo accordo di competitività ed eventualmente, dato che siamo ancora in tempo, a rettificarlo al fine di evitare di incorrere in indagini della Corte dei Conti. Uomo avvisato, mezzo salvato, come si suol dire.